Salve ragazzi e bentornati a PlayStation Update, la rubrica che di settimana in settimana vi tiene aggiornati sulle ultime uscite del PlayStation Store e vi dà i nostri personalissimi consigli per i vostri acquisti digitali. Il primo titolo ad arrivare sul PSN è Guacamelee Super Turbo Championship Edition. Il gioco non ha quasi bisogno di presentazioni, si tratta di un eccezionale titolo d'azione 2D appartenente al filone dei cosiddetti Metroidvania, uscito originariamente su PlayStation 3 e PlayStation Vita. Il gioco narra le avventure di Juan, improvvisato luchador che si ritroverà chiamato a salvare la sua città dal pericolosissimo Carlos Calaca, lo scheletrico signore del regno dei morti. Riusciremo a raggiungere l'obiettivo soltanto esplorando varie ambientazioni ed acquisendo man mano nuovi poteri che consentiranno di visitare aree prima inaccessibili. Questa versione next gen propone a tutti gli utenti i DLC già usciti in precedenza insieme ad alcuni livelli aggiuntivi ed un'inedita boss fight. Insieme il titolo dura circa un'ora in più rispetto a quello uscito su PlayStation 3 e PS Vita. Il prezzo è sempre di 13,99€ e Guacamelee è senza timor di smentita uno dei migliori titoli in digital delivery attualmente presenti sul catalogo PS4. Atelier Rorona Plus arriva finalmente su PlayStation 3 e anche su PlayStation Vita, anche se esclusivamente in edizione digitale. Il titolo è un remake dell'originale JRPG uscito nel 2010 e presenta alcune importanti novità, tra cui segnaliamo modelli 3D aggiornati, nuovi personaggi, eventi inediti ed ulteriori modifiche al gameplay. Come se non bastasse, acquistando il titolo entro le prime 4 settimane dalla commercializzazione, otterremo gratuitamente ben 4 costumi aggiuntivi. Segnaliamo tuttavia, per dovere di cronaca, che esattamente come tutti gli altri capitoli del franchise, anche Rorona Plus è localizzato esclusivamente in inglese. Ottime notizie per i giocatori PlayStation Vita, l'update di questa settimana infatti si rivela assolutamente interessante per i possessori della console portatile. La prima produzione ad arrivare sul PSN è l'eccezionale Child of Light di Ubisoft, che arriva sia in versione digitale sullo store che in un'imperdibile Complete Edition Retail. Il titolo è uno splendido gioco di ruolo in 2D basato sul motore grafico Ubi Art Framework, che ci farà vivere il viaggio della principessa Aurora per cercare di fuggire dal magico mondo di Lemuria e tornare finalmente a casa da suo padre in Austria. Il gameplay di questa produzione mescola fasi esplorative a scontri a turni e si dimostra sufficientemente profondo e variegato. La presenza di una serie di missioni secondarie, semplici ma ben congeniate, garantisce al titolo una buona longevità che si attesta in media sulle 10 e 15 ore di gioco. Un'altra particolarità della produzione riguarda la narrazione in rima, che inciampa qualche volta in una traduzione italiana non proprio resa al meglio, ma rimane al contempo una scelta di sicuro impatto. Il secondo titolo ad arrivare su PlayStation Vita è Ratchet Trilogy, collection che racchiude i primi 3 capitoli di uno dei franchise che hanno fatto la storia dell'immortale PlayStation 2. Già disponibile da tempo su home console, il prodotto in questione inciampa purtroppo sul fronte dell'ottimizzazione. I 3 giochi non se la cavano molto bene per quel che riguarda il comparto tecnico, confermati troppo complessi, aliasing ben visibile ed un fisiologico ritardo nella risposta dei comandi. Anche il control scheme sarebbe pesantemente da rivedere. Il prezzo di questa edizione in digital delivery comunque è di 24,99€, mentre i titoli potranno essere anche acquistati singolarmente, al prezzo di 9,99€ a testa. Se dovessimo darvi un consiglio, vi diremmo di orientarvi sul terzo capitolo della saga, che è sicuramente quello meglio sviluppato dal punto di vista tecnico e dello schema dei controlli. Il 4 luglio è anche il giorno in cui Milestone pubblica su PlayStation Vita il suo MotoGP 14, che arriva sulla portatile Sony con un leggero ritardo rispetto alla release su PC, PS4 e PlayStation 3. L'edizione portatile non è sicuramente ai livelli di quella next gen, né dal punto di vista della guidabilità, né per quel che riguarda il comparto tecnico, ma rappresenta comunque un prodotto interessante per tutti gli appassionati delle due ruote. Come di consueto, anche questo update viene accompagnato da molti sconti dedicati alle 3 piattaforme Sony. Una delle offerte più interessanti riguarda la versione PlayStation 3 di Wolfenstein The New Order, acquistabile al costo ridotto di 39,99€.
Il titolo è L'ultima fatica di Machine Games. In questa ucronia la Germania nazista ha vinto la seconda guerra mondiale, soggiogando di fatto tutto il mondo al suo dominio. Noi vestiremo i panni dello storico protagonista William Blaskovich, un soldato americano che, risvegliatosi da un coma durato ben 14 anni, si farà carico di guidare la resistenza verso una vittoria finale nei confronti dello spietato regime oppressivo. Si tratta di un first person shooter davvero eccezionale, oltre ad essere, per il momento, uno dei titoli migliori usciti quest'anno. Nella lista di sconti si distingue anche una serie di promozioni dedicate ai titoli dal forte sapore nipponico. La lista dei prodotti è davvero sterminata, ma noi ci sentiamo di consigliarvi, senza riserve, lo splendido Catherine di Atlus, disponibile al prezzo abbastanza contenuto di 9,99€. Qualora foste interessati invece a qualche buon JRPG su PlayStation 3, non possiamo che segnalarvi Ni No Kuni, che è venduto a soli 4,99€. Anche la riedizione di Final Fantasy X e X-2 si trova al prezzo di 18,99€. Sempre in tema della saga Square Enix, ricordiamo che su PlayStation Vita i primi 10 capitoli di Final Fantasy sono acquistabili ciascuno al prezzo di 4,99€. Cambiando del tutto genere, appare molto conveniente anche la riduzione di prezzo per la Zone of the Enders Collection, che potremo scaricare pagando solo 9,99€. Con questo si conclude la nostra rubrica dedicata alle uscite settimanali del PlayStation Network. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo venerdì. Ciao!